Possombrone vince, conquista i tre punti che hanno fatto tornare il sorriso in casa Wickenberg. Il numero uno, Mosè Mughetti. Era ora di tornare a vincere davanti al nostro pubblico e soprattutto di convincere, di fornire una buona prestazione, perché ultimamente non ne avevamo fatte di positive. Sono contento per la prestazione, logicamente per il risultato, e come dicevi giustamente tu, la classifica ci piace, potevamo essere qualche punto più avanti, però erano i programmi di poter disputare un buon campionato, ci stiamo riuscendo. Partita che si avvia con gli ospiti, il Valleverde e Riccioni, che hanno un buon approccio con la gara, come sottolinea il tecnico Riccardo Onorato. Sinceramente è stata una partita dove l'atteggiamento iniziale era buono, perché eravamo partiti bene. Avevamo avuto anche un'occasione con Stefanelli, tenevamo abbastanza bene il campo. Dopo abbiamo peccato sull'azione del loro gol da calcio d'angolo, perso la marcatura. E sull'1-0 dopo un pochino siamo un po' disuniti. All'inizio della ripresa eravamo di nuovo in partita e dopo il 2-0 finita, il buio. La prima avvisaglia la propone Laurini, undicesimo, con un assestato colpo di testa. Replica il Riccione con una conclusione dal limite di Sacchi che fa gridare al gol. Contesta Stefanelli la decisione dell'assistente di fronte alla tribuna, 13esimo, che lo ferma al momento di concludere. 16esimo, Faglietta Bertozzini sulla corsia di destra, palla dentro, nessuno si fa trovare pronto all'appuntamento. 20esimo, angolo di Faglietta da destra, palla in area, colpo di testa vincente di Varoli che porta in vantaggio il Fossombrone. Il giocatore schierato con un insolito numero 9 sulle spalle, si è detto questione di taglie. 22esimo, potrebbe raddoppiare la squadra di casa con Duranti, l'ex fanese entra in area da destra, tira pallone che accarezza il palo alla destra di Faraoni e finisce sul fondo. Occasione gol, 40esimo per il Fossombrone, cross da destra di Bertozzini, molto attivo, non riesce ad impattare Duranti, occasione bruciata. La ripresa si avvia con una sostituzione nelle fila del Riccione, fuori Cavoli, dentro Domini. 13esimo, a fondo da destra di Bolzone, cross, Verì con sicurezza blocca la sfera. Riccione, 17esimo, Verì è bravo a chiudere sui piedi del bomber Stefanelli. 29esimo, il raddoppio dei padroni di casa, calcio di punizione sulla tre quarti sinistra di Faglietta, Bolzan finta l'intervento, testa di Pirro, pallone in rete. La soddisfazione del tecnico Mirko Miccioli. Abbiamo conquistato tre punti meritatissimi, giocando con buona qualità, buona intensità e quello che avevo chiesto ai miei ragazzi. Perciò sono strafelice di questa vittoria, ma soprattutto per i ragazzi. Faglietta tra gli applausi esce per far posto 39esimo a Montanari, ultime battute con Valleverde Riccione che prova ad andare in gol ma non riesce a trovare spazi e corridoi giusti per arrivare a contatto con Verì. 48esimo, calcio di punizione centrale dai 25 metri, calcia Domini, pallone sulla barriera, la partita in pratica finisce qui. Tra gli applausi del pubblico di casa, soddisfatto per la prova dei biancorossi, con Dario Bolzan su tutti. Sì, sono contento perché abbiamo fatto una grande partita e qualche partita che stiamo alzando un po' i ritmi di gioco, l'intensità, purtroppo magari qualche episodio così come mercoledì scorso, ma alla fine penso che la squadra si sta ritrovando con i campi un po' più asciutti e sta ritornando.